Oh no! Non ce l'hai fatta! Beh, voglio dire, che peccato, Spyro! Spyro, Hunter, non preoccupatevi! Penso di sapere da dove cominciare! Seguitemi! Per un pelo! Ascoltatemi! Credo di aver trovato un modo per prendere quelle libellule! Spyro, stai indietro! Fantastico! Dai, Sparks! Diamoci una mossa! Abbiamo un sacco di lavoro da fare se vogliamo trovare quelle libellule! Pensi che riusciremo mai a prenderci un giorno di vacanza? Grazie mille, Spyro! Non avrei proprio potuto sopportare di essere mangiato per cena! Non c'è problema! Scoprirò i tuoi amici! Penso di riuscire a sentirli arrostire in lontananza! Sto scherzando! Se c'è qualcosa che odio più di un drago, quello è un drago viola! Gli hai causato già abbastanza problemi, Spyro! Stavolta mi prenderò cura di te una volta per tutte! Abracadabra! Salve, Spyro! I reto spaziali sono spuntati dal nulla e hanno setacciato la fattoria in cerca di libellule. Poiché non sono riusciti a trovarne, si sono messi a rapire le mucche e a rinchiuderle nella grande stalla, ed io ho paura di essere il prossimo. Non preoccuparti, ti aiuterò. Lo farai? Grazie! Devi solo tornare indietro e aprire la grande stalla rossa e liberare le mucche. Ti prego, Spyro, salva le mie mucche! Così ci rincontriamo, mio piccolo draghetto! Sono tornato e sono più forte che mai! Piccolo sarai tu, Tappo! Non sei stato invitato! Questa è una festa privata! Ah, un drago intelligente! Sai, dovresti unirti a me! Insieme faremo una grande squadra! Cosa vuoi questa volta, Ripto? Già! Cosa vogliamo questa volta, Tappo? Non vi ho soldato per il vostro cervello, razza di dinosauri scimuniti! Continuate così e vi rispedisco dove vi ho trovato, a Cratere Fuso, disoccupati a mendicare uno straccio di lavoro da Nasty Gnork! Dunque, dov'ero rimasto? Questo non avrebbe dovuto succedere, ma vedi? Senza il potere delle libellule i draghi non valgono nulla! Presto la terra dei draghi sarà mia! Scivolare giù dal vulcano? Bene, torna quando vuoi. Qua abbiamo un problema. Ecco, questi Ripto hanno costruito un negozio nei nostri alberi. Usano le loro api per attaccarci. Se li spazzassi via, te ne sarei molto obbligato. Ehi, quelle api mica scherzano. Dovrai ingoiare quelle rocce e sputarle come semi di cocomero. Pa, pa, pa. La verità è là fuori, Spyro. Cowabunga, amico, li hai presi tutti in tempo, sono sani e salvi. Hai preso Krishnamurti. Cosa? Esattamente! Non ci posso credere! Ce l'hai fatta! Brr, era proprio freddo! Ma hai salvato il mio aquilone! Guarda cosa è uscito dal mio aquilone! Ehi, Spyro! Sono felice che tu sia qui! Le porte sono bloccate! Ho messo dell'esplosivo ma non ho fiammiferi! Mia madre mi ha sempre detto che non dovevo giocarci! Comunque, forse mi potresti aiutare con un fiammifero. Spyro, sono felice che tu sia qua. Ho appena saputo che c'era qualcosa di sospetto in questa fattoria. Le mucche spaziali sono dappertutto e ora un grosso UFO sta arrivando a rapire le mucche del contadino Bill. Wow! Cosa è successo? I Ripto mi hanno forse congelato. Per dinci grazie, Spyro.
quegli astuti Ripto mi hanno colto alla sprovvista. Grazie mille per il tuo aiuto. Ciao Spyro, sei un buon drago. Wow, mi piace il freddo, ma non così tanto. Maledizione! Dove sono? Dove sono le mie libellule? Qualcosa è accaduto, piccoletto. Qualcosa è andato male con il tuo scettro. Credo che le libellule siano tutte disperse. Disperse! Disperse! Qualcosa nel mio scettro non ha funzionato. Le libellule devono essere finite sparse in tutto il continente. Fa niente. Senza le libellule i draghi sono innocui! Manderò i miei Ripto a catturarle! E metterò quel drago viola a pascolare! Ben fatto, Spyro! E tireremo fuori un contadino. Tra l'altro, mentre tu eri in cerca delle mie mucche, ho trovato questa creatura che penso ti appartenga. Hai preso Cedric? Il formaggio. Ah, Spyro, di nuovo nei guai vedo. Che sorpresa, Dungeons and Dragons o qualcosa del genere. Bene, devi darmi 200 gemme per attraversare questo largo abisso e raggiungere gli altri dojo. Potrei avere compassione, ma il denaro ha ancora la meglio sulla mia anima. Paghi a Riccone le 200 gemme? La strada è molto lunga, Spyro. Chissà quanto a lungo un drago anziano riesce a stare seduto su un blocco di ghiaccio. L'attesa è terribile. Spero che resista. Paghi a Riccone le 200 gemme? Grazie, Spyro. Queste gemme sono musica per le mie orecchie e saranno perfette come ispirazione per la mia poesia. Guarda, Spyro, anch'io so fare magie se adeguatamente motivato. Grazie, Spyro. Queste gemme sono musica per le mie orecchie e saranno perfette come ispirazione per la mia poesia. Guarda, Spyro, anch'io so fare magie se adeguatamente motivato. Mio padre dice sempre che sei un po' sciocco. Devi essere forte e saggio, proprio come il piuttosto dei piccoli amici che conosco. Buona fortuna. Cairo, stavo sognando di un folletto. Il sogno è diventato un incubo quando questi orribili Ripto mi hanno buttato fuori dal letto
e mi hanno scagliato contro questo aggeggio vorticoso. Forse la magia delle libellule riuscirà ad attivarlo.